Ben ritrovati e in questa occasione andiamo a intervistare fra le altre celebrità del doppiaggio italiano Sergio Di Giulio. Ciao Sergio, Ciao. grazie per il tempo che ci dedichi. Ma grazie Puoi dirci qual è stato il tuo, per quanto breve possibile ovviamente, il tuo percorso, cosa c'è dietro, insomma, tutti i tuoi anni di esperienza che ti hanno portato alle molte interpretazioni di cui sappiamo? Una serie di cause o anche casualità, nel senso che io ho cominciato rispetto alla media a fare questo lavoro già adulto. Ho fatto teatro per anni, nello stabile di Roma, compagnie private con Gianrico Tedeschi, con Albertazzi, Glauco Mauri, insomma, teatro fatto bene. E, tra le altre cose avevo avuto a che fare con Michele Mirabella, che tu conoscerai, no? Sì. Esatto, lui faceva l'attore prima, Sì. presentatore e quant'altro. E proprio mentre registravamo in televisione Lady Macbeth, lui mi propose di fare un provino di doppiaggio. Cioè, guarda, c'è una mia amica, una direttrice bravissima, famosa, forse la più brava che c'è in giro, che sta facendo un film francese di Louis Malle, e il titolo era Cognome e nome Lacombe Lucien. Un tizio protagonista, questo tizio, questo giovane piuttosto rozzo, che lì parlava in un dialetto, quindi cercava e non riuscivano a trovare una voce che avesse in sé questa rozzezza un po' naifa, senza usare un dialetto che nel doppiaggio non Certo. legava ovviamente. E disse: senti, secondo me questa direttrice si chiamava Fede Arnaud, Sì, che è poi. stata per me, e non solo per me, credo, la numero uno in assoluto. E io gli dissi: no, guarda, Michele, io voglio fare teatro, ma che mi frega, ma da chiudere dentro al doppiaggio, no. E insiste, insiste, guarda, vai, finché vado a via Marguta, era lo stabilimento. Entro, 20 persone, tutti con la voce impostata. Vuole, dico, no, io non ero mai entrato in una sala di doppiaggio. Quindi mi siedo per capire il sync, tecnicamente, l'uso che potevo fare della voce. Sulla recitazione ero sicuro, perché avendo fatto teatro e tutto, quello è stato il mio cavallo di battaglia. Finché tocca a me, faccio questo provino. Dice: va bene, le faremo sapere, te la faccio un po' più breve. Mi No, va richiamano, tranquillo, faccio tranquillo. un altro provino e vinco il provino per doppiare il protagonista di questo film, di Louis Malle. Quindi io sono entrato nella società, che allora era la più importante, non fosse altro per gli attori che annoverava, perché dentro c'era mezzo teatro italiano nella CVD, da Giancarlo Giannini a Silvio Spaccesi, ad Alberto Maria Merli, Enrico Maria Salerno, i Giuffrè, l'ira di Dio. E vinco questo provino. Quindi entro dalla porta principale con questa direttrice, che aveva fama di essere severissima, di far rifare 40 volte gli anelli. Mi sono trovato, sono entrato in sintonia con lei. Cioè, questa, diciamo che è stata forse la mia qualità che più mi ha aiutato nel avere a che fare con direttori ormai, cioè, lì c'era il Gotha, Mario Maldesi, Kubrick e tutto lui, no? Fede Arnai, Oreste Lionello, presidente, no, credo. E sono entrato alla porta principale, quindi a quel punto Maldesi, incuriosito, fammi capire chi è questo. E per lui diceva, un modo diverso di dirigere dall'Arnaud, però sempre una cosa interessante. Lionello, con lui uguale, siamo diventati amicissimi, abbiamo fatto i film più belli che si potessero fare. E io dico che allora, non voglio fare il solito, ma una volta, però è così, No, per è carità. così. I dialoghi erano stupendi, i colleghi stupendi, i direttori altrettanto. E era come se fosse un doppiaggio fatto di sartoria, fatto su misura. Bellissima Adesso si prende espressione. la roba fatta dai cinesi, perché i dialoghi sono fatti in fretta da gente Industriale. ignorante che non sa neanche l'italiano, le distribuzioni sono sbagliate il più delle volte e sono pochissime le occasioni che si hanno per fare un bel lavoro. Io poi faccio anche il direttore di doppiaggio, no? Pensa che il secondo film che diressi è stato Basic Instinct, il primo, quindi una cosa importante, Certo. un bellissimo doppiaggio, mi hanno detto tutti quanti.